Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come installare ExpressLRS nelle riceventi FRSky a 900 MHz. Questo tutorial è valido per tutta la linea FRSky R9, come R9 MX, R9 Mini, R9 MM, R9 Slim ed R9 Slim Plus, sia in versione ACCST che ACSOTA. Prima di iniziare sappiate che questa operazione non è reversibile, una volta installato ExpressLRS non è possibile rimettere il firmware FRSky. Di sicuro dopo aver provato ExpressLRS non vorrete tornare indietro, è bene sapere comunque che in ogni caso non potete farlo. Il firmware andrà installato tramite il Betaflight Pass-Through, bisognerà quindi collegare la ricevente al Flight Controller e tramite collegamento USB installiamo il firmware con l'ExpressLRS Configurator. Tuttavia per la prima installazione è necessario fare alcune operazioni preliminari, questo perché le riceventi R9 nascono con firmware FRSky, che noi dovremo sostituire con firmware ExpressLRS. Per la prima installazione abbiamo due possibilità, installare il bootloader nella ricevente e poi procedere col Betaflight Pass-Through, o fare un primo upgrade tramite programmatore CityLink per poi fare successivi aggiornamenti sempre con Betaflight Pass-Through. Tra i due metodi sicuramente il più semplice è installare il bootloader, perché non è richiesto nessun hardware aggiuntivo. Tuttavia delle volte però si possono incontrare problemi. Se avete l'errore no sync, verificate che il baud sia settato a 400.000, soprattutto se usate una Quick 7 o una X9D. Se ancora non riuscite a installare il bootloader, l'unica alternativa è procedere col programmatore. Inoltre se avete un R9 Slim normale, quella solo con un'antenna, dovete usare per forza il metodo CityLink V2, in quanto per questa ricevente non è disponibile alcun bootloader. In questo tutorial vi farò vedere entrambi i metodi, partiamo con quello del bootloader. Il bootloader va scelto in base al modello di ricevente che stiamo usando, i file che ci servono si trovano sul sito ufficiale ExpressLRS, il link è in descrizione. Il primo bootloader è per riceventi R9 MM e R9 Mini, sia versione normale che versione OTA. La maggior parte degli utenti dovranno scaricare il primo file, ma se il tasto bind della ricevente ha dei problemi e il LED rosso e quello verde sono costantemente accesi, scaricate questo. Il secondo bootloader è specifico per riceventi R9 MX, il terzo per riceventi R9 Slim Plus ACCST e il quarto per riceventi R9 Slim Plus ACSOTA. Una volta individuato il file giusto per la vostra ricevente, potete scaricarlo cliccandoci sopra. Dopo aver scaricato il file, lo copiamo nella cartella firmware della microSD della radio. Ora è venuto il momento di saldare i cavi nella ricevente. Per installare il bootloader dobbiamo fare il collegamento standard con SmartPort. Facciamo riferimento a questo schema per capire meglio dove saldare i fili. Dovremo infatti individuare 5V, terra e SmartPort. Il primo caso è valido per riceventi R9 Mini ed R9 MM, sia versioni normali che OTA. Con l'antenna rivolta verso l'alto e partendo da sinistra, colleghiamo SmartPort terra e alimentazione su questi pad. Qui abbiamo una ricevente R9 MX, quindi saldiamo in questi pad SmartPort, alimentazione e terra. Nell'ultimo caso, la Slim Plus, i cavetti sono ben specificati e non possiamo sbagliare. Abbiamo alimentazione indicato con VCC, SmartPort e terra. Vi ricordo che questi collegamenti vanno fatti solo per installare il bootloader. Quando andremo a collegare la ricevente per usarla con ExpressLRS, i collegamenti saranno diversi e dovremo usare i pad RX e TX. Ora è venuto il momento di collegare la ricevente alla radio. Qui abbiamo due possibilità, per radio FRSky usiamo la SmartPort posizionata davanti, mentre per radio multiprotocollo dobbiamo usare la porta moduli sul retro. Io userò la SmartPort della Quick 7, ma i passaggi sono simili per radio multiprotocollo. A tal proposito ho già fatto un tutorial specifico su come aggiornare le riceventi FRSky con radio multiprotocollo. Se vi serve ve lo lascio linkato in descrizione. Ok, come vedete ho collegato un cavo servo seguendo lo schema di prima e inserito il connettore nella Taranis. Sono quindi pronto per installare il bootloader. Premo a lungo il tasto menu e vado a pagina 2. Poi entro dentro la cartella firmware. Mi sposto sopra il bootloader che ho scaricato e premo a lungo Enter. Se avete collegato la ricevente nella porta davanti, fate flash export. Se invece avete usato la porta moduli dietro, fate flash modulo esterno.
quindi vado su Flash Export e premo Enter. Dopo aver installato il bootloader posso procedere con l'aggiornamento firmware, prima però devo collegare la ricevente al flight controller. Come ho detto prima, i collegamenti sono diversi da quelli che si fanno per installare il bootloader. Facciamo riferimento a questo schema per capire meglio dove saldare i fili. Questo sarà anche il collegamento definitivo per usare la ricevente sul modello. Una volta collegata in questo modo non ci sarà più bisogno di rimuoverla o cambiare i fili per aggiornamenti futuri. Questa volta dovremo individuare i pad alimentazione, terra, TX ed RX. Come sempre i collegamenti sono gli stessi per R9MM ed R9 Mini, sia normali che OTA. Abbiamo il pad RX qui vicino al tasto BIND e TX immediatamente sotto. Alimentazione terra usiamo gli stessi del precedente collegamento. Per quanto riguarda l'R9 MX facciamo riferimento a questa serie di 4 pad grandi, collegando RX nel secondo e TX nel terzo. Anche questa volta utilizziamo alimentazione terra facendo riferimento al precedente collegamento. Per quanto riguarda il modello Slim, questa volta distinguiamo tra R9 Slim da una parte ed R9 Slim e Slim Plus OTA dall'altra. Per Slim Plus e Slim Plus OTA utilizziamo VCC, GND, RX1 e TX1. Per il modello Slim dobbiamo usare GND, VCC, CH6TX e CH5RX. Come ho detto però, per il modello Slim non esiste il bootloader, quindi dovremo usare questi collegamenti solo dopo aver aggiornato il firmware tramite programmatore CityLink V2. Per finire vi ricordo che quando si parla di TX ed RX, questi andranno collegati invertiti tra loro, quindi dovremo collegare il TX della ricevente con l'RX del flight controller e l'RX della ricevente con il TX del flight controller. Ok, ho collegato la ricevente seguendo lo schema, ora sono pronto per configurarla su Betaflight. La configurazione è essenziale in quanto l'Express LRS Configurator comunica con la ricevente tramite il flight controller. Per questo motivo andiamo in Ports e attiviamo Serial RX nella UART che abbiamo usato per collegare la ricevente, nel mio caso la UART 1. Ora mi sposto nel tab Receiver, seleziono Serial Based Receiver e nel menu a tendina sotto CRSF. Qui abbiamo finito, in questo modo non solo saremo in grado di aggiornare la ricevente tramite il Betaflight Pass-Through, ma questa sarà già pronta all'uso e da questo punto di vista non ci saranno altre configurazioni da fare. Adesso posso scaricare e installare l'Express LRS Configurator. Come sempre troviamo quello che ci serve su GitHub, l'indirizzo ve lo lascio in descrizione. Per quanto riguarda i sistemi operativi Windows, fate attenzione che quelli supportati sono l'8, il 10 e l'11. Se usate Windows 7 o precedenti, il configuratore vi darà errore nella compilazione del firmware e non potrete andare avanti. Io ho Windows 10, quindi scarico il file.exe. Una volta avviato l'Express LRS Configurator siamo pronti per aggiornare il firmware. Ho già trattato questa parte in vari altri video, quindi qui andrò un po' veloce. In Relays scegliamo sempre l'ultima versione disponibile. In Target scegliamo FRSky R9. In Device scegliamo il modello di ricevente da aggiornare. Possiamo scegliere tra FRSky R9MM, R9 Mini, sia normali che OTA, R9 MX, R9 Slim, R9 Slim Plus ed R9 Slim Plus OTA. In questo tutorial sto usando un R9MM, quindi scelgo questo. Come metodo per il flash scegliamo Betaflight Pass-Through. Le opzioni vanno scelte in base alla vostra regione, ma soprattutto in base alle antenne del vostro sistema. Usare ad esempio 915 MHz con antenne 868 porterà una drastica riduzione del range. Qui scegliamo la password che deve essere la stessa su modulo e ricevente, in questo modo il bind avverrà in automatico e senza bisogno di premere alcun tasto. Non c'è bisogno di mettere password troppo complicate, usate giusto qualcosa di facile da ricordare. Il resto delle opzioni potete lasciarle anche così come sono. A questo punto possiamo procedere con il flash, prima però spostiamoci sul flight controller. Per aggiornare la ricevente è necessario che sia alimentata, non tutti i flight controller però riescono ad alimentarla solo tramite USB e se vedete che i LED della ricevente sono spenti è necessario collegare anche la LiPo. In questo caso se si tratta di un drone già assemblato rimuovete le eliche.
Ok, dopo aver verificato che il flight controller è collegato via USB e i LED della ricevente sono accesi, posso fare build and flash. Perfetto, aggiornamento completato. Molto bene, questo era il metodo di aggiornamento tramite bootloader. Quindi, ricapitolando, prima installiamo il bootloader nella ricevente tramite aggiornamento radio, poi la colleghiamo al flight controller e procediamo con l'aggiornamento tramite configurator. A questo punto vediamo il secondo metodo, quello dell'STLink V2. Useremo il programmatore solo per fare il primo aggiornamento, poi in seguito potremo fare i successivi tramite il Betaflight Pass-Through. Questo metodo è quello che dà i risultati migliori e se non si riesce ad installare il bootloader sulla ricevente dovete procedere in questo modo. Inoltre se avete un R9 Slim, questo è l'unico metodo che potete usare. Per quanto riguarda il programmatore, vi serve per forza un STLink V2, altri programmatori come Arduino, FTDI eccetera non vanno bene. In descrizione vi lascio qualche link su dove trovarlo. Prima di iniziare bisogna specificare che potrebbe essere necessario disattivare la protezione della ricevente tramite l'STLink Utility. Per la R9MM e la R9 Slim che ho usato in fase di test non ce n'è stato bisogno, tuttavia se durante l'aggiornamento avete degli errori, verificate che la ricevente non sia protetta da scrittura. Ho già realizzato un video su come disattivare la protezione, lo trovate linkato in descrizione. Adesso facciamo riferimento a questo schema per vedere dove collegare i cavi del programmatore e STLink V2. Dobbiamo individuare i pad 3.3V, GND, CLK e DIO. Come sempre abbiamo tre casi, R9MM, R9 Mini, normali e OTA, R9 MX, R9 Slim, Slim Plus e Slim Plus OTA. Per quanto riguarda il primo caso, abbiamo i pad vicino al chip della ricevente. Questo rende saldare i cavi un po' complicato. Il mio consiglio è usare un saldatore con punta fine e prestagnare solo i cavi. In fin dei conti si tratta di una saldatura temporanea e non c'è bisogno né di essere super precisi né di abbondare con lo stagno. Nell'R9 MX troviamo i pad nella parte alta e risultano più semplici da saldare. Anche qui fate riferimento allo schema per individuare i fili giusti. Nell'ultimo caso abbiamo di nuovo i pad molto piccoli, anche questa volta vi consiglio di prestagnare solo i cavi e di usare una punta molto fine. Per questo video userò una R9 Slim, come vedete ho saldato i cavi seguendo lo schema di prima, collegando 3.3V con 3.3V, GND con GND, SVDIO con DIO ed SVCLK con CLK. Adesso collego il programmatore alla porta USB e procedo con l'aggiornamento. Rieccoci sul configuratore, qui valgono le stesse cose che abbiamo detto prima. Scegliamo l'ultima versione disponibile, categoria FRSKY R9 e modello ricevente specifico per quello che stiamo usando, in questo caso un FRSKY R9 Slim. Questa volta come metodo per il flash dobbiamo scegliere STLink. Qui sotto vale esattamente quello che abbiamo detto prima. A questo punto quindi possiamo fare build and flash. Perfetto, aggiornamento completato. Dopo aver aggiornato il firmware posso rimuovere i cavetti del programmatore. A questo punto quindi possiamo collegare la ricevente al flight controller per utilizzarla normalmente. Facciamo di nuovo riferimento a questo schema per capire dove saldare i fili. Ok, come vedete ho collegato la ricevente seguendo lo schema di prima. Ho collegato terra e alimentazione su GND e 5V e come di consueto TX ed RX invertiti tra loro. Adesso posso configurare la ricevente su Betaflight come ho fatto prima, attivando Serial RX nella UART che ho usato per i collegamenti. Poi attivo Serial Base del Receiver e CRSF nel tab ricevente. Dato che abbiamo messo l'ultima versione disponibile, ovviamente non c'è bisogno di ripetere l'aggiornamento tramite metodo Betaflight Pass-Through. Tuttavia per successivi aggiornamenti o semplicemente se volete cambiare qualche impostazione, adesso potete usare il metodo Betaflight Pass-Through senza dover scollegare nulla o usare di nuovo il programmatore STLink V2.
Perfetto, direi che abbiamo finito. In questo tutorial abbiamo visto come installare il firmware ExpressLRS nelle riceventi FRSky R9, utilizzando il metodo del bootloader o in alternativa il metodo del programmatore CityLink V2. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.